panettone gastronomico. Al supermercato da quest'anno trovate delle ottime marche, diciamo industriali, che producono la base del panettone gastronomico. Non dovete fare altro che acquistarlo, di diverse marche, lo trovate un po' a tutti i prezzi, e a casa farcirlo. Come si taglia il panettone gastronomico? Allora, recliniamo il nostro panettone in questo modo, prendiamo un righello se vogliamo e segniamo con il coltello dei piccoli diciamo segni che indicheranno i nostri tagli. Esattamente dobbiamo farne, a secondo gli strati che desideriamo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 per avere 8 strati, che diventeranno 4 tipologie tramezzini. In questo modo andiamo a segnare e tagliare in modo più regolare possibile fino al fondo. E così procediamo per tutto il panettone. Abbiamo tagliato il nostro panettone. Ora abbiamo tante possibilità. Io consiglio sempre di avere un filo conduttore che dà senso alla ricetta. Se per esempio, come nel nostro caso, decidiamo per il salmone come elemento diciamo portante della ricetta, evitiamo di metterci, per dire, speck, prosciutto crudo e salumi del genere. Cerchiamo di avere un'idea e seguiamola. Ad esempio, noi abbiamo fatto un primo strato che spalmeremo con della crema al salmone diluita con un pochino di maionese. Aggiungeremo del salmone e gli strati successivi li farciremo con prodotti che legano bene, come ad esempio della frittatina oppure delle uova strapazzate con un puntino di sale, pepe, succo d'arancio e latte. E poi proseguiamo con della salsa d'acciughe, con del formaggio per esempio alle erbe, e vediamo di comporre qualcosa che abbia un senso, altrimenti facciamolo solo vegetariano oppure ancora con salumi e formaggi. I nostri strati: salmone con crema di formaggio, salmone e maionese, formaggio affumicato che lega con l'affumicato del salmone e crema di formaggio alle erbe, uova strapazzate con arancio, una crema con pomodorini secchi e del formaggio affumicato. L'ultimo strato, ancora salmone con una crema di tonno. Componiamo il nostro panettone gastronomico. Ecco, l'importante da dire è che se utilizzate verdure crude, come foglie di insalata, lattuga, rucola, eccetera, sarebbe meglio consumarlo in giornata, comunque nelle 24 ore. Come il nostro panettone con, diciamo, pomodorini secchi o comunque con verdure cotte, se volete, anche le zucchine grigliate vanno benissimo, può essere conservato tranquillamente fino al giorno successivo, diciamo in media di 2 giorni, in frigorifero coperto con la pellicola. Montiamo il panettone. Primo strato, secondo strato. Come vedete, tra uno strato e l'altro c'è sempre una fetta non condita per poter facilitare il taglio, come vedrete poi. Pigiamo bene e conserviamo in frigorifero. Per esigenze di ripresa noi taglieremo subito il panettone. Naturalmente, per facilitarvi il taglio, conservatelo dentro una pellicola aderente ben stretta in frigorifero almeno per 4-5 ore prima di tagliare. Infiliamoci degli spiedini, 4 per l'esattezza, fino in fondo e pratichiamo un taglio a croce, in questo modo. Il coltello deve essere a sega. Con il taglio a croce teniamo 4 spicchi che serviremo in questo modo. Allora, ci sarà ovviamente lo spicchio superiore, a meno che vogliate fare un altro taglio, resterà più cicciotto. Comunque decidete voi, potete anche fare un taglio in modo che il cappello rimane a parte. E poi vengono formati, come vedete, dei tramezzini a spicchio così, facili da gestire. Se noi facciamo con la farcia tutti gli strati, anche quelli che noi abbiamo lasciato liberi, naturalmente non sarebbero più scomponibili in tramezzini in questo modo, ma rimarrebbero tutti appiccicati in una specie di fetta in questo modo. Invece lo scopo del panettone gastronomico è poter essere servito come tramezzino.